Ciao! Oggi vi faremo vedere come fare una composizione facilissima con un ramo e i papaveri di carta crespa, ma naturalmente potete usare anche altri fiori di carta crespa che troverete nella playlist Fiori di Carta. Questa è Arte Green, io sono Yolana e io sono Alicia. Se vi piacciono questi tutorial, iscrivetevi al nostro canale YouTube Arte Green. Materiale occorrente: fiori di carta crespa. Noi abbiamo scelto dei papaveri arancioni, ma potete usare qualsiasi tipo di fiore di carta crespa che le vedete nella playlist Fiori di Carta. Un ramo, comunque non troppo grosso e nemmeno troppo fine, perché sennò non regge. Colla a caldo e dei chiodi con supporto, vedete come sono, li trovate dal ferramenta, che vi serviranno per attaccare il ramo al muro, e vi servirà anche un martello per attaccarli poi al muro. Una volta che iniziate a montare i fiori sul ramo, dovete controllare anche la forma del ramo, perché facciamo l'esempio, così è come se qui fosse il muro, quindi deve avere almeno due punti di appoggio dove attaccate questi chiodini, che possono essere poi quindi fissati al muro. Non devono essere troppo curvi, che vengono troppo in fuori. Però una volta trovato un ramo giusto, non è un problema come andremo a mettere i fiori. Sistemate sopra al ramo più o meno come volete fare la composizione. Quindi poi dovete piegare la lega con cui è fatto il gambo del fiore intorno al ramo. Se riuscite a piegarlo bene e sta, potete anche lasciarlo qui senza usare la colla a caldo, altrimenti li fermerete con la colla a caldo. Dovete semplicemente arrotolare intorno. Quindi con la lega i fiori rimarranno attaccati al muro. Potete fare anche una volta attaccati sul muro, o se no anche ora, iniziate a farli un po' diversi questi fiori, nel senso, visto che essendo carta crespa rimangono anche aperti, oppure potete anche girarli verso di voi per muovere un po' la composizione. Li apriamo, li chiudiamo, li facciamo girare. Per essere più sicuri mettiamo un po' di colla a caldo qui, in modo che si possano attaccare al ramo, in modo che non si muovano troppo. Volendo potete anche stare attenti a farlo proprio nella parte dietro, così non si vedono proprio. Giratelo e vedete che quindi adesso la composizione sta in piedi da sola. Quindi adesso semplicemente andrete con i chiodini, come vi ho fatto vedere prima, nei punti, quando lo appoggerete al muro vedrete in quali punti è meglio, semplicemente così li attaccherete al muro o dove volete. Se vi è piaciuto questo tutorial, allora iscrivetevi al nostro canale YouTube Arte Green e fateci sapere se volete dei video simili a questo oppure altre cose, così noi faremo i prossimi video su quello che voi desiderate. Allora ci vediamo sempre qui su Arte Green, quindi al prossimo video. Ciao! Ciao.